Signore e signori, bentornati su Zero X Talks. Oggi video un po' particolare, fuori dall'ordinario direi, perché vi voglio parlare di un progetto che a detta mia è particolarmente interessante. Non sto dicendo che è sicuramente il prossimo Solana per dire, però è sicuramente un progetto interessante che secondo me ha delle particolarità che lo rendono un po', al momento attuale, perlomeno nel mercato, unico nel suo genere. Un progetto che, vi dico già subito, vi spoilero che si tratta di un Layer 2 di Ethereum, un po' diverso dal solito, adesso vedremo perché, e che va a sposare in pieno la tesi della modularità. Ora, andiamo subito a un attimo, vi condivido un attimo lo schermo, così vediamo, facciamo così, switchiamo, perfetto. Solana su Ethereum, il primo Layer 2 con SVM di Ethereum. Ora, piccola introduzione. Ovviamente per chi ci segue saprà che, insomma, che cosa sono i layer 2, ovviamente immagino, quindi parliamo di soluzioni chiaramente di scalabilità di Ethereum che hanno fondamentalmente tre layer fondamentali, ve la semplifico. Abbiamo il livello di settlement, quindi dove le transazioni poi alla fine di tutto il processo vengono finalizzate. E questa è una caratteristica comune a tutti i layer 2, altrimenti non si chiamerebbero tali. Parliamo di chiaramente Ethereum, quindi il layer di base dove tutte le transazioni vengono finalizzate è appunto Ethereum. Poi invece sopra Ethereum abbiamo un layer di data availability. Ora non stiamo a entrare qua nel dettaglio, chiaramente nella spiegazione anche perché sono spiegazioni tecniche, necessitano video dedicati. La cosa che volete sapere, la questione importante da sapere è che quando si parla di layer 2 ci sono due rami importantissime, molto differenti tra loro. Abbiamo i rollup veri e propri, quindi Arbitrum, Optimism, zk-sync. Dall'altra parte invece abbiamo i Validium. La differenza è che utilizzano proprio un layer di data availability differente. Nel caso di rollup, questo layer è Ethereum stesso, quindi. Ad esempio, c'è stato un grosso aggiornamento quest'anno a marzo, se non sbaglio, che ha introdotto l'EIP 4844, fondamentale per la scalabilità dei rollup, per i rollup che utilizzano appunto Ethereum come layer di data availability. Al contrario, invece, i Validium utilizzano dei layer di data availability alternativi. Ne abbiamo sentito tanto parlare nel corso del 2024, progetti come Celestia, come NearDA, come Avail, come EigenDA, sono tutte soluzioni appunto cercano di risolvere questo problema. Ovviamente perché scegliere uno o perché l'altro? C'è un compromesso in termini di sicurezza a favore della scalabilità, di sicurezza e decentralizzazione a favore della scalabilità, perché i Validium hanno dei costi di commissione molto molto irrisori, praticamente prossimi allo zero fondamentalmente. I costi invece di rollup è vero che sono scesi tantissimo, parliamo di una riduzione dopo l'aggiornamento di marzo di Cancun con l'implementazione dell'EIP 4844. Una riduzione di 10, 50, 100 volte a seconda dei casi del costo delle commissioni sui rollup. Quindi abbiamo fatto un passo avanti, però queste co commissioni comunque hanno ancora un costo, cioè non possiamo dire che siano costino niente, no? Quindi magari per una transazione finanziaria, il ribilanciamento del portafoglio ovviamente è indifferente il costo, però se pensiamo a dei casi d'uso differenti, come può essere ad esempio il gaming, che necessita magari di tantissime transazioni che siano praticamente gratuite. Allora, capiamo come in realtà il Validium ha anche i suoi casi d'uso, pur magari andando a compromettere appunto su sicurezza e decentralizzazione. Quindi Eclipse è appunto un Validium che va a utilizzare Ethereum come settlement layer, quindi finalizza le transazioni su Ethereum e questo lo rende chiaramente un layer 2. Utilizza Celestia come layer di data availability e questo lo rende un Validium e va a utilizzare invece come layer esecutivo anziché la Ethereum Virtual Machine come è il caso di, ad esempio, Arbitrum o Optimism, va a utilizzare appunto la Solana Virtual Machine, quindi la stessa, fondamentalmente la stessa macchina virtuale che abbiamo appunto su Solana, ovviamente, no? E questo è sicuramente un aspetto interessante perché ancora non abbiamo visto nessun Layer 2 che utilizza appunto a livello, diciamo, del layer più superficiale, quello di esecuzione, non l'Ethereum Virtual Machine, ma una VM alternativa, un'Alt-VM. In questo caso, chiaramente Solana. Ora, non sarà l'unico, non sto dicendo che sarà il progetto del futuro, probabilmente, lo dicono i dati, prima o poi questo progetto morirà, però è interessante, ma è vero che appunto avrà tanta competizione, perché insomma, compete con tutti i layer 2, quindi compete con Arbitrum, compete con Optimism e
E compete anche con i zkRollup e con tutti quelli che arriveranno, che come Eclipse stesso utilizzeranno dei layer esecutivi che sono differenti dall'EVM. Penso ad esempio a Movement Labs, che vuole appunto fare fondamentalmente un progetto simile, avrà un'architettura simile, dove Layer 2 però utilizzerà una macchina virtuale costruita su Move, quindi il linguaggio di programmazione che è utilizzato appunto da Aptos e Sui. Ma in realtà stiamo divagando, quindi veniamo a noi, perché ve ne sto parlando adesso? Perché fondamentalmente l'altro giorno, il 7 novembre, ora io sto registrando l'11, non so bene questo video quando andrà live, comunque il 7 novembre è partita la mainnet, è andata in live la mainnet, quindi abbiamo avuto la testnet a dicembre 2023, la mainnet per esclusivamente aperta agli sviluppatori a luglio, questo luglio, scusatemi, sì, esatto, questo luglio. Adesso appunto è aperta a tutti, quindi per chi vuole, tra i fan della tecnologia che probabilmente saranno 0, barra forse 0,5% e poi tutti gli altri che potrebbero magari pensare per un possibile airdrop, ecco, adesso potete testare appunto questo nuovo layer 2, interessante. Ora, questo è il profilo Twitter, non ci interessa, io vi controllate la descrizione e visto che siamo qua, io vi ricordo, se stai seguendo questo video, ti chiedo di lasciare un bel mi piace, di assicurarti di essere iscritto qua sotto, uno perché così non ti perdi i nostri contenuti e due perché aiuti a spingere l'algoritmo. I più fedeli di Zero X Talks conoscono una bellissima sigla che è BTFA, Boost the Fucking Algo, quindi mi raccomando, mi piace qua sotto perché ci aiuti a crescere e a portare tanti altri contenuti ovviamente, no? Perfetto. Eclipse è interessante anche lato funding, perché di fatto abbiamo un progetto che sì, non è che ha raccolto centinaia di milioni come tanti altri Layer 1, però diciamo che ha raccolto una quantità di capitale abbastanza importante. Parliamo di Layer 2, è una quantità di capitale abbastanza rilevante, possiamo dire. Ma ancora più interessante, secondo me, al di là di questi 65 milioni, sono due nomi che troviamo tra gli investitori che sono Polychain Capital e Delphi Ventures, entrambi colossi del mondo cripto che i più navigati sicuramente riconoscono. Interessante anche che Polychain ha investito sia in pre-seed che nel Serie A. Questo conferma l'interesse appunto di Polychain che crede ancora nella tesi che sta portando avanti Eclipse, una tesi che sposa al 100% la modularità e come ho detto prima appunto va a utilizzare diversi layer in maniera abbastanza innovativa, direi. Questo è il blog insomma, del lancio, non ci sono particolari informazioni perché tanto adesso ne vediamo le stesse informazioni. Cosa possiamo andare a vedere in questo momento? Allora, questo intanto è l'ecosistema, quindi allora, dal sito insomma potete diciamo, navigarlo un po', vedete qua ecosistema e qua vi vedete tutti i progetti che sono già live su Eclipse Mainnet o che magari devono ancora andare live. Non so bene se sono esclusivamente live già o tutti quanti, oppure insomma ci sono già progetti che hanno dichiarato ci sono anche progetti che hanno dichiarato di star costruendo su Eclipse. Sicuramente abbiamo la mappa, io mi prendo Docs che in realtà è più semplice, la mappa dell'ecosistema che hanno pubblicato, questa qua, come vedete. Facciamo così intanto, così switchiamo un attimo. Ecco, come vedete qua abbiamo tutti i progetti che sono già live su Eclipse, quindi vediamo ad esempio, ci sono tanti loghi che stranamente non riconosco, però vediamo anche loghi, insomma, in particolar modo i Liquid Staking Token, vedo Swell, Puffer, EtherFi, e insomma, poi ci sono tanti, tanti altri progetti e tanti altri ne arriveranno sicuramente. Quindi cosa possiamo andare a fare? Beh, non molto, diciamoci la verità, non tantissimo. È appena partita la mainnet, quindi vedremo come si sviluppa l'ecosistema. Fondamentalmente, come si inizia il tutto? Perché c'è sempre un po', non è un semplice bridge, no? Devi farti un wallet Eclipse. Questo è il primo grande ostacolo che devi, grande ostacolo, insomma, il primo ostacolo che devi superare. Quando si parla delle wallet Eclipse ne supporta tre, che sono Backpack, Nightly e Salmon. Io non vi posso dire qual è il migliore perché non conosco Nightly e Salmon, vi posso dire che mi trovo bene con Backpack, che ho scaricato appositamente, testato un po', avevo già dei pareri positivi a riguardo, è il motivo per cui l'ho installato, però effettivamente è ottimo nell'interfaccia utente, cioè l'esperienza utente è ottima, devo dire ottima. Quindi scaricate insomma quello che volete. Una volta che avete fatto appunto un indirizzo su Eclipse, potete, diciamo, andare allo step successivo, quindi andare effettivamente a portare degli asset. Parliamo di mainnet, quindi valore vero, insomma, soldi reali, per quanto stiamo parlando del mondo Web3, del mondo cripto,
soldi reali che potevano essere bridgiati chiaramente su Eclipse. Ecco, qua già hai tante opzioni, e dipende un po' da ognuno. Quella più sicura in assoluto è utilizzare il bridge canonico che vi permette di trasferire Ethereum da layer 1 dalla mainnet, come vedete qua. Aspetta che vi zoomo un attimino, ok? Dalla mainnet, appunto Eclipse mainnet, e questa è la roba un po' più sicura fondamentalmente. Ok, però avete anche altre possibilità, potete utilizzare bridge di terze parti. Ora, ho perso i docs, dove sono? Erano qua, sono andato avanti, perfetto. Ecco, potete utilizzare Orbiter, Olto, GastroZip, questo mini bridge non l'ho mai sentito, insomma, vi posso dire Orbiter è strautilizzato, non ci sono mai stati particolari problemi. Forse una volta sì, in realtà, però insomma, vabbè. E quindi qua potete tranquillamente, utilizzando ad esempio Orbiter, trasferire dai layer 2, ad esempio se hai già degli asset su Arbitrum o Optimism, puoi tranquillamente, comodamente trasferirli su Eclipse. Ovviamente ci perdi un po' lato sicurezza, ma fondamentalmente ci può stare, a meno che insomma, non hai capitali importanti, ma probabilmente non stai andando su Eclipse con capitali importanti, me lo auguro almeno. Quindi selezioniamo Ethereum, passiamo da Arbitrum ad esempio e possiamo scegliere tranquillamente di andare su Eclipse. Eccola qua, perfetto. E in questo modo io mi porto Ethereum su Eclipse. È molto importante che Eclipse utilizza Ethereum per pagare il gas delle transazioni, quindi come Arbitrum, come Optimism. Però puoi anche andare a bridgeare ad esempio, e quindi va bene, se nel momento in cui trasferisci Ethereum, perfetto, non c'è problema, hai già il gas, no? Nel momento in cui trasferisci altri asset, perché di fatto tu puoi andare ad esempio a utilizzare altri bridge, come ad esempio Hyperlane, che si connette a Eclipse e che connette poi anche al mondo Solana, fondamentalmente, no? Quindi io posso andare, ad esempio, torniamo sui docs velocemente, se ce la facciamo, per cortesia, grazie. Ok, io posso utilizzare Hyperlane, ad esempio, per bridgeare Solana o USDC da Solana a Eclipse. In questo caso, però, se io scelgo questa strada, mi devo ricordare che devo fornirmi di un po' di Ethereum almeno per pagare la prima transazione, le prime due transazioni che mi permettano di swappare e di diciamo un po' di SOL, un po' di USDC, in questo caso con Ethereum, no? E quindi farmi il gas. Quindi mi devo ricordare questa cosa. Ora, fortunatamente, in realtà hanno organizzato un tool direttamente nell'interfaccia utente dell'app di Eclipse che si chiama appunto Gas Station. E potete pagare con Sol, USDC o Turbo Heat, che adesso vediamo che cos'è, in maniera molto molto semplice. Non l'ho testato, quindi non vi so dire esattamente cos'è, ma immagino che insomma sia abbastanza fluida come esperienza utente. Quindi, fatto ciò, perfetto, abbiamo i nostri fondi su Eclipse, non possiamo fare altro che testare le varie applicazioni. Quindi, ancora una volta, qua vedete le varie applicazioni che potete andare a provare, per magari iniziare a macinare un po' di transazioni se avete interesse appunto nel farmare questo potenziale airdrop. Vabbè, engage con la community non ci interessa particolarmente, vediamo se c'è qualche. Esatto, qua nei docs vedete appunto l'architettura, quindi come vi ho detto prima, Ethereum, esecuzione SVM, quindi Solana Virtual Machine, Data Availability Celestia, e utilizza Risk Zero perché di fatto questo Validium deve fornire delle Zero Knowledge Proof che saranno. Ora non vorrei dire cavolate, però diciamo che di questa branca, diciamo, di questo ramo, se ne occupa appunto Risk Zero, un progetto enorme, lo vediamo dai nomi che ci sono dietro, dal funding raccolto, che appunto si occupa di crittografia ed è specializzato in Zero Knowledge. Quindi insomma, vedete, anche lui ha raccolto 52 milioni, quindi notevole. Quindi capite come sposa al 100% la tesi modulare, cioè di fatto cos'è Eclipse? È un po' una sorta di Frankenstein delle Layer 2, delle Virtual Machine, eccetera. Mi dà un po' queste vibes. Ok, detto questo, prima vi ho citato quel Turbo Heat, quindi Unified Restaking Token T-Heat per Eclipse. Non è niente di che fondamentalmente, cioè è un liquid staking token che fa da indice e che è il collaterale di questo liquid staking token sono tutti gli vari altri liquid staking token che vediamo qua. Sono 5, non so come siano pesati, non ci sono dettagli, probabilmente un 20% a testa, non lo so. E vedete EtherFi, Renzo, Swell, Dinero e Puffer Finance, progetti seri. Però chiaramente sappi che se tu detieni questo TEAT, tu sei esposto a tutti questi protocolli. È vero che diversifichi anche, cioè nel senso che se fossi magari tutto su Renzo e Renzo viene bucato completamente, perdi tutto il capitale, è diverso da magari perdere
perdere un 20%, no? O comunque il 20% è la parte che viene attaccata, quindi è molto differente. Ovviamente viene mintato su Ethereum Mainnet, bridgeato su Eclipse utilizzando Hyperlane, quindi c'è anche questa questione. Mi raccomando, se non prendi i rischi, chiudi questo video. Ma insomma, parliamo di testare nuove applicazioni, cioè qua non ci vogliono assolutamente soldi veri, mi raccomando. Cioè, nel senso, giocate con le patatine se avete voglia di giocare, però non con il risparmio di una vita sicuramente, ma insomma, lo sapete meglio di me, non devo stare io qua a dirvelo. Quindi si parla di un yield bearing token, quindi accumulerà fondamentalmente le rewards dalla validazione di Ethereum. E in più anche le rewards degli AVS, perché appunto si parla di liquidity staking token. Mentre le prime, quelle di Ethereum, sono diciamo automaticamente accumulate nel prezzo di TEET, che va sempre più su contro Ethereum stesso, come wrapped staked di Lido o l'altro, li confondo, insomma, uno dei due è yield bearing. Con la differenza che però le rewards degli AVS non verranno riflesse, non si accumuleranno nel prezzo fondamentalmente, ma dovrai claimarle in maniera manuale. Ok, quindi questa è la questione. Vogliono creare questa hub dei liquidity staking token su Eclipse. Questa hanno questa visione di una DeFi che va a diciamo a prendere il meglio di Ethereum, il meglio di Solana e unirli e creare questo ecosistema DeFi completamente intrecciato. Vedremo se riescono nel loro intento. Come dicevo prima, c'è tanta, tanta, tanta competizione. Cioè, anche in questi layer 2 estremamente scalabili c'è tanta competizione al momento attuale, perché sono tutti i vari layer 2, sono veramente tanti e ne arriveranno altri, e poi insomma tutti appunto quelli che arriveranno e che saranno insomma innovativi tanto quanto se non di più di Eclipse. Quindi insomma qua è difficile fare previsioni su come andrà, dipende esclusivamente da quanto è forte il team, dipende solo da quello, ok? Quindi in realtà questo secondo me è tutto, 18 minuti va bene secondo me di video, non ci sono altre cose che voglio mostrarvi, volevo semplicemente introdurvi a questo protocollo nel caso non lo conoscesse, e in realtà per oggi è tutto, è strano perché non siamo abituati a fare video così brevi, che poi brevi per alcuni sicuramente sarà un'eternità, 20 minuti di video, però pazienza ragazzi, ci apprezzerete così come siamo. E niente, se ti è piaciuto questo contenuto, io ti chiedo di lasciare un bel mi piace qua sotto, di iscriverti al canale e di continuare a supportarci. Condividi il verbo e boost the fucking algo. Ciao, guys!